INT et Lecco è una rete di laboratori che, integrando competenze e creatività, ha studiato le possibilità offerte dalla tecnologia in campo riabilitativo per migliorare e facilitare le autonomie e la comunicazione nel paziente disabile. Il progetto è frutto del supporto di Fondazione Cariplo. Nell'ampia gamma di temi affrontati, gli sviluppi del progetto INT sono promettenti in termini sia economici che umani. Fondazione Cariplo in questi anni ha cambiato completamente la sua politica erogativa, sia dal punto di vista dei volumi che dal punto di vista delle politiche. E dal punto di vista dei volumi basta ricordare che in 10 anni è passata da 35 milioni di euro che venivano erogati a fondo perso a 200 milioni di euro che vengono erogati attualmente anno per anno. Per equilibrare queste, diciamo, una maggior distribuzione territoriale di queste risorse sono stati introdotti gli interventi emblematici, cioè che sono interventi che ogni 6 anni alle province vengono date queste risorse cospicue, perché si tratta di 7 milioni e mezzo di euro, da spendere proprio per interventi di grande significato. Abbiamo apprezzato molto che una quota importante delle risorse del progetto emblematico fossero indirizzate sul progetto INT, perché questo ci ha permesso di sviluppare una sinergia fra diversi enti che portasse nella ricerca e quindi poi nell'applicazione pratica un progetto che avesse la possibilità di far sviluppare delle iniziative nel territorio di Lecco che portassero ricaduta sia nel mondo della scienza che nel mondo dell'industria e dell'impresa. E quindi il contributo della Fondazione Cariplo è stato apprezzato e determinante. INT ha dimostrato che anche nella ricerca vi è una dimensione glocal che chiede di essere tenuta presente. La promozione di un forte nucleo di aggregazione territoriale, soprattutto quando si avvale di presenze storicamente consolidate in quella determinata area e quindi espressione di una sua originale identità, non è affatto in contraddizione con la dimensione planetaria della scienza, che rappresenta, oggi più che mai, l'inappellabile termine di confronto cui tutti i ricercatori devono necessariamente attenersi. La medicina della riabilitazione è una disciplina relativamente giovane che sta conoscendo proprio in questi anni un notevole sviluppo dal punto di vista scientifico e conseguentemente anche dal punto di vista tecnologico. Con il progetto INT noi ci siamo preoccupati di sviluppare soprattutto uno dei settori nei quali agisce il nostro istituto scientifico, e cioè quello più affine al settore di fisiatria e di bioingegneria. Questo progetto ha consentito di sperimentare direttamente sul campo, in un territorio interessante come quello della provincia di Lecco, questa capacità di collaborazione interdisciplinare tra istituzioni di carattere prettamente sanitario ed altre che hanno invece una vocazione scientifica più marcatamente di carattere tecnologico. Questa connessione operativa, inedita ed efficace, ha conferito all'area lecchese un carattere di distretto scientifico-tecnologico che merita di essere preso in attenta considerazione dai livelli istituzionali, locali e regionali.
Io credo che abbiamo molto apprezzato il modo con cui questi quattro enti si sono relazionati, hanno collaborato, hanno messo a disposizione intelligenza e mezzi, e questa prima parte, perché così voglio considerarla, di un risultato del progetto, credo che metterà in evidenza quanto di buono questo progetto ha potuto produrre. Oggi viviamo due dinamiche concomitanti, apparentemente contrastanti, in effetti convergenti. Da un lato assistiamo ad una crescita incessante in termini di specializzazione degli approcci scientifici. Dall'altro è sempre più incalzante l'esigenza di una qualche ricomposizione di linguaggi così articolati. Intel-Ecco ha dimostrato che ciò è possibile non in astratto, ma nel concreto e quotidiano lavoro di clinici e ricercatori, che hanno affinato la capacità di creare valore aggiunto sul piano conoscitivo, grazie ad una lettura incrociata delle rispettive competenze. INT ha dimostrato infine che la ricerca scientifica, anche quando si avvale di strumenti rigorosamente tecnici, a prima vista del tutto lontani da ogni declinazione umanistica, ha in sé un alto valore morale, se attenta ad una dimensione etica ispirata al pieno rispetto della persona, soprattutto quando è finalizzata ad alleviare la sofferenza e il limite di bambini e adulti disabili. Questo progetto emblematico per il territorio, Fondazione Calipro, in modo particolare il progetto IN, lo ritiene emblematico per la Fondazione stessa, perché sicuramente lo porterà ad esempio in tutti i campi, anche internazionali, in quanto si tratta della messa in rete di realtà veramente significative che esistono sul territorio, la somma delle quali non è una somma aritmetica, ma che porta un grande valore aggiunto in termini di ricerca e di innovazione.